La liturgia della parola di questa domenica ci mette dinanzi una verità della nostra fede piuttosto impegnativa a comprendere, la resurrezione. Nella prima lettura ci vengono presentati questi giovani che uno dopo l'altro accettano la morte con la certezza poi di avere la resurrezione dei loro corpi. Poi il Signore ci dice che saremo di là, saremo come gli angeli di Dio, non si sposeranno, ma come gli angeli di Dio. Sono due problemi che ci toccano allora. Com'è la resurrezione? Secondo, ma cosa resta del matrimonio quando arriveremo di là? Cos'è la risurrezione? Si parla della vita eterna. E quando si parla della vita eterna, solitamente si parla dell'altra vita. Ma che cos'è l'altra vita? Che cosa avviene nell'altra vita? È come la morte un passaggio di un esame di un ragazzo che passa da una classe all'altra, per cui si dimentica completamente la classe precedente e getta i libri che ormai ha già usato e consumato, entra nella classe nuova, per cui la nuova vita è completamente diversa, oppure è una continuazione di questa vita? Certamente la vita eterna è una continuazione di questa vita e tutti i valori di questa vita saranno con noi. Tutti i valori di questa vita che sono stati redenti e sublimati saranno valori che ci portiamo con noi e che rappresenteranno la nostra gloria dinanzi a Dio. La seconda cosa, saranno come gli angeli di Dio, non si sposeranno. Beh, qui io ho un problema particolare. Quando mia sorella giovanissima rimase vedova, mi interrogava continuamente se quando fosse arrivata di là avrebbe ritrovato suo marito e sarebbe potuta stare insieme con lei, con lui. E io la rassicuravo di questo. Perché? Perché il matrimonio, che è il segno dell'alleanza con Dio, di là non finisce, ma raggiunge la sua pienezza. Veramente i due che qua sono diventati una sola carne, la diventeranno un solo spirito in Cristo che è amore. San Giovanni Crisostomo, quando parla del matrimonio, dice con forza che il matrimonio resiste alla morte, perché l'amore è più forte della morte. Per cui questa proposta della resurrezione che ci apre alla vita eterna, anziché essere un annientamento di tutta quella che è l'esperienza della vita terrena, è una elevazione di tutto quello che di bello, di positivo c'è qui, che raggiunge la sua pienezza. E la pienezza di tutto è Dio. Buona domenica.